Ora funziona. Bene, io intanto ringrazio dell'invito che mi onora. Sono contento di trovarmi con degli amici, con delle persone che conosco e stimo. E qui si tratta evidentemente di fare un confronto sulla responsabilità del docente nel nostro tempo. E direi che il nostro tempo è da questo punto di vista particolarmente problematico. Io vorrei partire dalla semplice constatazione che dal punto di vista della vita pubblica, il nostro tempo rappresenta uno degli scenari più drammatici che credo si siano verificati, dopo il tempo delle grandi dittature, dei grandi totalitarismi dell'inizio del Novecento. Le classi politiche, sono, indirizzate a forme di autoritarismo, penso alla Russia, alla Cina, penso però anche alle forme di populismo che hanno alimentato regimi apparentemente democratici, ma assolutamente privi di qualunque anima culturale e intellettuale. E questo scenario pubblico-politico non riguarda soltanto i vertici, perché poi si tratta di situazioni che coinvolgono le basi, soprattutto nei paesi occidentali, i regimi politici, le situazioni politiche, a cominciare dal nostro paese fino agli altri paesi europei, fino all'America, fino agli Stati Uniti d'America, noi constatiamo con grande disagio e preoccupazione, hanno la loro base in un popolo, in una base, in una società che elegge queste persone e che rivela in questo un'assoluta irresponsabilità politica, un'assoluta irresponsabilità verso il bene comune. Credo che veramente siamo per ora agli antipodi del discorso del bene comune che la Chiesa propone. Questo scenario politico già dice molto sul fatto che è urgentissimo che oggi cambi una cultura, che è la base per ora di questa situazione disastrosa. Se noi non cambiamo la cultura, non cambierà neanche la politica. Io compiango quelli che sulle orme di Rousseau pensavano che fosse la politica a poter salvare l'uomo. È evidente che non è il contratto sociale, non è la politica che salverà la società, perché la politica a sua volta dipende dalla cultura. E la cultura, quando è come la nostra, non permette una politica sana. Non permette, non la permette negli Stati Uniti, dove noi ci ritroviamo ancora una volta, dopo 4 anni, ci troviamo due candidati entrambi sostanzialmente fallimentari. Basta pensare che la precedente tornata elettorale vedeva di fronte Trump e Hillary Clinton, che non era certo espressione di una cultura cristiana, non era certo espressione di una cultura, era la grande sostenitrice dell'aborto, era la grande sostenitrice dei diritti civili spinti all'estremo. E anche questa volta, devo dire, l'alternativa è tra Trump e Biden, che sostanzialmente, scegliendo come dice una sostenitrice di quella stessa linea della Clinton, ha confermato in fondo la stessa logica. Cioè, noto con allarme che oggi, se non cambia la cultura, la politica è condannata a essere divisa tra alternative inaccettabili. Ma qualcosa del genere lo constatiamo pure nel nostro paese. Non entro nel merito, naturalmente, non è questa la sede, ma noi constatiamo la grande difficoltà di avere delle linee politiche che diano un minimo di garanzia, di serietà culturale, di affinità spirituale e intellettuale con quello che è la visione della società proposta dalla Chiesa. Non vediamo da che parte voltarci con esattezza. Possiamo giudicare in termini di meno peggio o di peggio o di meno peggio. Ma tutto questo, ripeto, non riguarda soltanto una ristretta elite di cui si potrebbe dire, beh, bisogna che cambi, bisogna. No, qui il problema è che c'è una base. Prima dei rappresentanti, noi oggi dobbiamo rieducare i rappresentati, ma questi rappresentati sono i figli della nostra scuola. Questi rappresentati della nostra scuola in Italia, ma anche per quello che riguarda gli Stati Uniti, questi uomini politici e donne politici che non sono accettabili dal nostro punto di vista, sono espressione di una scuola americana che li produce. Sono espressione in tutti i paesi europei, in tutti i paesi del mondo sostanzialmente, di una istruzione, di un'educazione sbagliata, di qualche cosa che ha formato delle persone sbagliate. E lo stesso lo possiamo dire per l'Italia, anzi,
con maggiore convinzione di causa. Possiamo dire, noi abbiamo avuto una seconda repubblica che è stata la caricatura della politica e che ci ha fatto rimpiangere, l'ha fatta rimpiangere anche a chi era criticissimo verso la prima repubblica, ma ha fatto rimpiangere quella prima repubblica. Io ho visto gente che detestava gli anni della Democrazia Cristiana che poi si è ritrovata a dire, ma quasi erano anni d'oro rispetto a quello che abbiamo visto adesso. E questa seconda repubblica si prolunga in questa specie di confuso guazzabuglio che sta rappresentando la cosiddetta terza, se di terza si può parlare, o di agonia della seconda. Ma ancora una volta, ripeto, il problema è culturale. C'è una base, c'è una società, ci sono delle persone che escono dalla nostra scuola che sono quelle che formano questa base per la politica che noi conosciamo. E allora il problema è veramente di riflettere su come cambiare questa scuola. E qui dobbiamo dire che la crisi però non è che la nostra scuola produca un modello culturale ben preciso, o meglio, il modello culturale che la nostra scuola propone e che instilla nelle coscienze, si parlava poco fa di coscienze, è l'assenza di ogni modello culturale, è il guazzabuglio, è il caos dei punti di vista di una società che non riesce più a concepire la scuola come luogo di educazione perché non ha più quell'orizzonte di valori condivisibili, se non condivisi, che un tempo permettevano di educare. La nostra scuola, lo posso testimoniare perché nei miei 41 anni di insegnamento ho visto gradualmente come ci si avviasse in questa direzione, che ormai trionfa, indiscutibile. La nostra scuola è una scuola che, nella migliore delle ipotesi, istruisce, ma non educa. Perché per istruire basta trasmettere dei saperi, per educare bisogna condividere dei fini, bisogna condividere un pacchetto valoriale che la postmodernità sembra avere dissolto e che la nostra società attuale quindi non riesce più a riconoscere. Non c'è più il pluralismo da opzione di comune ricerca da punti di vista diversi di qualcosa. Si è trasformato nella rinuncia a cercare qualunque cosa. Ormai la grande maggioranza dei docenti, non voglio generalizzare, ci sono le eccezioni magari, ma la stragrande maggioranza dei docenti ha abdicato all'idea di educare qualcuno. Nelle scuole cattoliche ci sarebbe un'occasione unica, eccezionale, perché la scuola cattolica al suo interno invece un pacchetto di valori lo condivide. Un pacchetto di valori ben precisi che dovrebbe essere il punto di riferimento. Però io devo riconoscere che non sempre la funzione che la scuola cattolica svolge è veramente incisiva e tale da cambiare qualcosa intorno a sé. La scuola cattolica troppe volte rimane un'isola, un isolotto al cui stesso interno non sempre è chiarissimo. Questo scopo educativo ha un fine che è culturale, ma alla radice è il fatto che sia dentro la scuola cattolica che fuori dalla scuola cattolica, i docenti sembrano avere abdicato al loro ruolo di portatori di significati, si parlava di senso poco fa. Condivido pienamente l'analisi. Il grande problema è il senso. Ma il problema è che i professori, i docenti, sia fuori e dico anche dentro, in buona parte, la scuola cattolica, non sono educati a loro volta a portare nelle loro discipline l'influsso di un senso, di una prospettiva di significato, dove evidentemente il compito del docente, io ho insegnato storia della filosofia e storia delle vicende politiche, economiche, sociali, è chiaro che il compito del docente non è di fare catechismo, non è di battezzare la sua materia con delle artificiose modifiche di inquadratura, è di dare un senso a quello che si insegna. E se si dà un senso, allora l'influsso del Vangelo, l'influsso della prospettiva cristiana influisce come? È importantissimo a questo punto che ci sia una prospettiva dietro le spalle. Non ripeto, per manipolare quello che si insegna e tantomeno le coscienze degli alunni, quanto per orientare il proprio insegnamento secondo una certa direzione, in un certo orizzonte valoriale,
cosa che si deve fare comunque, solo che l'orizzonte valoriale, che ripeto, dovrebbe dare coerenza a tutto questo, per molti altri non c'è e dà luogo invece, ma un influsso c'è sempre di una visione di fondo, solo che la visione di fondo della grande maggioranza dei docenti oggi è la rinuncia alla verità, la rinuncia al senso, la rinuncia al grande orizzonte che dovrebbe dare alla vita umana una prospettiva di fondo. Per cui ci si limita poi a dare come senso la rinuncia al senso, la rinuncia. Ma lo abbiamo visto in questi giorni, dove si è scambiata la libertà di espressione con un volgare insultare la fede degli altri. Io sono criticissimo verso questi discorsi, non perché per carità non sia solidale con il professore che è stato vittima degli islamici, non perché sia poco attristato della morte di un uomo, non perché non condivida l'esecrazione di un atto così violento. Ma è simbolico del clima culturale che noi respiriamo e quindi anche della scuola che noi produciamo, il fatto che si sia creduto che le vignette di Charlie Hebdo appartengono alla categoria della libertà di pensiero. Perché la libertà di pensiero implica innanzitutto una ricerca rispettosa della verità, che è rispettosa verso la verità e rispettosa verso la ricerca degli altri. Nel momento in cui noi ci siamo trovati invece delle vignette che rappresentavano Maometto come un maiale, c'era scritto, c'era un maiale con scritto Maometto. Nel momento in cui troviamo nei confronti anche del cristianesimo, io ho visto quando è stato 5 anni fa di Charlie Hebdo, ho visto una vignetta di Charlie Hebdo sul cristianesimo. Rappresentava la Santissima Trinità nella forma di tre maschi nudi che si penetrano a vicenda in un atto sessuale compulsivo con gli organi genitali ben in vista e sottoscritto la Trinité chrétienne. Questa non è libertà di pensiero. Questo è l'orrore verso ogni verità, verso ogni fede che spinge ad aggredirla e a deriderla nei modi più violenti possibili, perché l'unica cosa che si ammette non è una qualunque verità, ma l'unica verità che si ammette è la verità di non avere nessuna verità, la libertà come vuoto, la libertà come aggressione ad ogni verità. Ecco, la scuola oggi deve reagire a tutto questo, perché da tutto questo poi nasce la politica dissennata, da tutto questo nasce tutto anche in campo bioetico, una deriva paurosa a cui noi stiamo assistendo, in campo bioetico, in campo di etica matrimoniale, ma è chiaro, manca ogni punto di riferimento, ma è la scuola che sforna le persone che approvano tutto questo. Questa indignazione per la libertà di pensiero ha accomunato tutta l'Europa, ha accomunato tutto il mondo occidentale, la gente, non solo, non è solo Macron, è la gente, siamo la nostra gente che esce da una scuola che ha insegnato che non c'è niente di vero e di valido e di sacro e di importante e che la libertà consiste nel deridere chi crede che ci sia, di qualunque sia poi questa verità e questa fede. Allora a questo punto noi dobbiamo lavorare moltissimo a recuperare la figura del professore come colui che invece è un cercatore di senso, un cercatore di verità. E questo significa però una riqualifica del docente. Noi dobbiamo pensare di nuovo alla figura del docente. E questi tempi del coronavirus ci costringono a ripensarla tanto più quanto più le condizioni esteriori di una struttura che però era già in crisi profonda sono venute a me. Dobbiamo dirlo, non è stato il coronavirus a mettere al tappeto la nostra scuola. La nostra scuola era già al tappeto prima. La nostra scuola era già fallimentare prima. Era fallimentare quando ha sfornato queste persone, questa cultura. Era già fallimentare quando era diventata un supporto minore di una società che disprezza sostanzialmente l'insegnante, disprezza l'istruzione perché non vede più in essa la portatrice di un cammino che tutta la società deve fare. Da questo punto di vista, il coronavirus non fa che mettere in qualche modo in crisi una struttura già fatiscente, già indebolita, in cui nessuno credeva più. E forse può essere però l'occasione, io vorrei sottolineare che il coronavirus può essere una sfida costruttiva anche, per costringerci, non ecco, in uno dei chiaroscuri del mio Tuttavia, che pubblico ogni settimana, per cercare di diffondere delle idee,
Io dicevo, il problema non è di riaprire le scuole, non ci si è riusciti, ora sono chiuse di nuovo, ma il problema è di riaprire la scuola e ritrovare il significato della scuola. Ebbene, il crollo delle strutture esterne, il crollo delle modalità tradizionali, il crollo di tutto quello a cui eravamo abituati può essere l'occasione per un ripensamento radicale del significato profondo di tutto quello che, che questa struttura ormai aveva dimenticato, aveva abbandonato. Allora ecco, la grande opportunità che secondo me oggi si presenta con il coronavirus è di recuperare proprio nella fine di certe strutture esteriori una pausa di riflessione sul significato di tutto quello che, ripeto, si era oscurato e perduto. Tutto ciò non è facile, io mi rendo conto. Se dovessi dire qual è oggi la parola d'ordine per la scuola, e per la scuola cattolica direi questo vale in modo particolarissimo, è la parola creatività. Noi cristiani crediamo in un Dio che ha creato dal nulla. Troppe volte ce lo siamo dimenticato, troppe volte abbiamo seguito binari, schemi precostituiti. Abbiamo amato l'esistente come se fosse l'unico valore. È venuto il momento di sentire di nuovo l'importanza, di percepire di nuovo l'importanza di quello che ha fatto il nostro Dio. Creare, inventare cose nuove. Dio è un essere di fantasia. Dio è colui che ha fantasiosamente immaginato i calabroni, le nuvole, gli uccelli, i virus. Ha creato tutto. È stato di una fantasia inventiva inimmaginabile. Oggi io credo che la scuola e la prima responsabilità del docente è questa, perché il docente poi è l'anima della scuola, sia di essere di nuovo creativo. Come si può creare in questa situazione di, dicevo, di dissoluzione di un orizzonte di valori e di significati e di verità? Come si può di nuovo riprodurre una azione educativa? Come si può di nuovo educare nei tempi del pluralismo sfrenato, della crisi profonda? Personalmente seguo un gruppo di un'ottantina di giovani, chiamiamo Exodus, che è nato da una decina, ma ora sono diventati un'ottantina, e noi cerchiamo di fare un discorso di formazione cristiana, però basandoci sulla creatività, sul trovare piste nuove, vie nuove di senso. E io ne vedo la fruttuosità, ne vedo l'importanza. Io non insegno più dentro una scuola, però di fatto è continuazione della mia opera di educatore. Ogni lunedì sera noi ci riuniamo per fare questa riunione e ci sono persone che vivono ormai perché lavorano in Inghilterra, lavorano in America, lavorano in altre parti d'Europa e d'Italia, che lunedì sera si collegano via internet per partecipare a questa riunione con meno difficoltà di quelle che ho avuto io questa sera. E riescono, ma anche perché alcuni di loro sono bravi, qualcuno di loro fa il dottorato di intelligenza artificiale, sono i nostri consulenti anche qui nelle nostre cose. Ebbene, qui il problema è però di trovare discorsi nuovi, perché se io mi basassi su un messaggio cristiano già precostituito e codificato, accadrebbe quello che capita purtroppo nei nostri catechismi, quando i ragazzini poi se ne scappano appena finisce la prima comunione o la cresima massimo, la noia, la grande sfida che oggi l'educatore deve affrontare. È la noia, non è l'ignoranza, la noia. E questo vale a maggior ragione per i professori che nelle scuole cattoliche propongono un pacchetto di valori che i ragazzi credono già di avere matura. Siamo nel post-cristianesimo, credo di essersi lasciati alle spalle. E invece, ecco, fare capire che qua siamo davanti a una novità radicale. Ma questo passa attraverso la nostra capacità umana di restituire vitalità, di restituire la forza che ha il nostro Vangelo, la buona notizia, trasformarlo di nuovo nel nostro cuore, prima che nella nostra voce, in un qualcosa che rappresenti quello che veramente il Vangelo è, una buona notizia. Ma questo calato nella cultura, calato nelle varie branche della disciplina, dando un'anima alle discipline. Io vorrei sapere anche quanti professori cattolici ci sono nelle nostre scuole, con questo concludo.
Non parliamo solo della scuola cattolica, parliamo anche dei cattolici della scuola. Ne ho avuti tanti colleghi cattolici della scuola, tanti, tanti, perché sono tanti i cattolici che insegnano a scuola. Ma le loro lezioni erano ispirate a quello che avevano imparato all'università da professori per lo più agnostici o lontani comunque da una prospettiva cristiana. Loro insegnavano senza il minimo riferimento a una prospettiva di senso, quell'orizzonte. Ripeto, non chiedo di battezzare le discipline, ci mancherebbe, ma c'è un orizzonte di senso, mancante totalmente. Mancante. Poi magari il ragazzo incontrava la professoressa di filosofia o di italiano, la incontrava in parrocchia che faceva la catechista. Cioè, ma lei pure viene qui? Sì, io vengo a messa. Ah sì, pure io. Ma non aveva mai sospettato che fosse credente. I miei alunni sapevano tutti che ero un cristiano, ma non perché mi considerasse un bacchettone. Lo posso testimoniare perché poi mi invitavano alle assemblee d'istituto, che era una cosa che non facevano con nessuno, eh. I professori erano rigorosamente tenuti alla larga. Invece mi invitavano a parlare nelle loro assemblee d'istituto e mi invitavano i membri del consiglio d'istituto, studenti che non erano miei alunni, e mi invitavano a parlare su temi come l'aborto, l'omosessualità. Non ero unico relatore, però loro dicevano: ci teniamo a sapere cosa pensa lei. È interessante saperlo. È interessante sapere che cosa lei ci può dire. E devo dire che non mi hanno mai né fischiato, né aggredito, né contestato. A volte mi hanno detto: non siamo d'accordo, però è interessante, però capiamo che questo non è una cosa stupida. A volte si sono anche convinti, eh? Ma voglio dire, è questa voce al tempo stesso autorevole, ma autorevole per la cultura e per la creatività, che non ha paura di essere ispirata a una certa prospettiva. Il cristianesimo è una prospettiva gravida di valore umano. Noi siamo convinti che se c'è un vero umanesimo, esso va cercato nel volto di Cristo, che è il vero Dio, ma è anche il vero uomo. Ma questo i professori cristiani spesso se lo sono scordato. E ripeto, le scuole cattoliche che cercano di riprendere questo, forse farebbero bene però a curare di più questa creatività di cui parlavo prima. Per non essere degli isolotti, per non essere degli isolotti che sono assolutamente estranei poi al tessuto sia ecclesiale che sociale, perché questo è purtroppo quello che spesso accade. Allora vorrei sottolineare in ultimo il mio appello a essere inventivi, a essere nuovi. E con questo mi fermo perché non voglio essere invasivo.